Buonasera, porto i saluti della Presidente del Museo Donne del Mediterraneo, di cui sono la segretaria, e che sarà qui la prossima domenica, presenterà il suo libro simultaneo. Si chiama Genoveffa Palumbo, è una docente universitaria di Roma 3. Mi farebbe piacere ritornare proprio per lì. Si chiama Genoveffa Palumbo, è una docente universitaria di Roma 3. Mi farebbe piacere ritornare proprio per conoscere questa personalità che a Napoli, a Procida, sta portando avanti il primo museo delle donne del Mediterraneo al mondo. Poi sono vicepresidente dell'associazione Liquida Peace, Museo Arts for Peace del Mediterraneo, e cioè promuoviamo incontri d'arte e di cultura nei paesi del Mediterraneo, sia in Italia, in Egitto e in altri paesi del Mediterraneo. Io penso di far parte delle risorse artistiche di questo territorio, essendo pittrice e poetessa, e vedo anche che ci sono molte risorse artistiche nel pubblico, come Sabrina Fardelli, musicisti, scrittori e poeti. E quindi mi sento di dire che il territorio che più mi appartiene quello dell'anima, quello di emozionalità, promuovere la cultura e le arti significa diffondere la pace. E le arti si esprimono attraverso un linguaggio universale, comprensibile a tutti, in tutto il mondo, almeno occidentale, almeno le stesse simbologie, lo stesso sentire dell'animo ci appartiene. E comunque, come ex insegnante e come artista, mi sento di dire che l'arte è educativa. In questo momento è rivoluzionario esprimere i valori della pace, dell'amore, la forza dell'amore, la forza della pace, la forza della verità attraverso tutti gli strumenti della creatività. E sono ben contenta di collaborare con la Dina perché ma non solo, sono ambasciatrice lei comunque di questo premio Magna Grecia. La mostra che potete osservare, osservare e guardare i quadri, è molto ricca e variegata. Milena Petrarca, diciamo, ha voluto, come dire, esprimere la pace, la gioia, l'amore attraverso i suoi dipinti e attraverso anche i personaggi del cinema. Perché ben sapete, Sermoneta è una città dove sono state girate centinaia di film, e molti film, tra cui quello della sua società, per esempio, è stata girata anche nelle campagne di Sermoneta. E sia Milena Petrarca che io abbiamo interpretato questo quadro. Quindi vi invito poi ad emozionarvi attraverso quello che abbiamo espresso. Una location straordinaria, siamo ben felici di dare il nostro contributo artistico.